Siamo qui a Sessa Orunga, allo stadio di San Castrese. Come si può vedere dalle immagini, in questo momento la Sessana sta effettuando il torello in fase di riscaldamento, il big match della giornata. Una Sessana che viaggia davvero alla grande, una Sessana che riesce a trascinare pubblico. Siamo con uno dei massimi dirigenti della società della Sessana, Falco. Ecco Falco, davvero la Sessana sta dimostrando anche quest'anno 2013-2014 di essere una compagine, ma soprattutto una squadra di promozione che riesce a offrire uno spettacolo al pubblico. È quello che voi alla fine poi volete raggiungere, vero? Sì, è chiaro, noi abbiamo fatto questo per raggiungere appunto, per metterci appunto in una categoria che sta bene alla Sessana, e quindi questo è un anno di transizione e poi già siamo proiettati appunto per l'anno prossimo e andare alla categoria superiore. Bene, bene, quindi è un campionato in realtà dove voi mirate a vincerlo. Sì, 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 sì. Almeno arrivare ai playoff e poi semmai tentare di vincere. Ecco, bene, di questi calciatori giustamente lei ritiene che sono tutti fondamentali e necessari per la squadra? Sì, non solo per quest'anno, ma già sono proiettati già per l'anno prossimo, il 90%. Quindi diciamo che questa base è la base anche per l'anno prossimo. È la base per l'anno prossimo sicuramente. Bene, bene, ecco Presidente, squadra e pubblico. Squadra e pubblico. Pubblico segue, voglio dire. Sì, sì, abbastanza, non ci possiamo lamentare di questo, ci stanno molto vicini, come ci hanno promesso pure a livello comunale che ci daranno il campo nuovo l'anno prossimo, sperando che questo avvenga. Con erba sintetica. Con erba sintetica sicuramente, e quindi con questo sicuramente possiamo andare avanti. Bene, ecco, giustamente per quanto riguarda in realtà la squadra, è una squadra composta da giocatori, da un punto di vista tecnico fenomenali, vero? No, fenomenali, ma comunque per questa categoria sono dei ragazzi proporzionati per fare sempre meglio, di cui ci abbiamo una buona parte che sono del nostro territorio e qualcuno appunto che viene da un po' più lontano. Ecco, da Napoli. Abbiamo proprio il territorio, quindi in realtà i giocatori vostri, il vostro locali, sono comunque soddisfatti. Sì, 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 sì. Ecco, abbiamo, che intanto la squadra sta effettuando la nostra base appunto sono i nostri ragazzi della zona e si va a completare con alcuni ragazzi che vengono da Napoli, da Pozzuoli, qualcuno da un po' più lontano, per completare la squadra e far sì che appunto si riesce a puntare in alto. Insomma. Ecco, scusi un attimo, volevo chiedere giustamente quei giocatori che vengono da fuori, come si trovano qui con la vostra società? No, a me dà l'impressione che stanno proprio bene, ma si vede comunque stanno bene, a parte che penso di essere una società abbastanza seria con tutti i soci che ci siamo e quindi si trovano proprio bene, benissimo. Insomma. Bene, il pubblico giustamente si va a collocare in questa gradinata molto alta e molto giustamente ha la possibilità di essere dotata in realtà di una quantità numerica di pubblico non indifferente, come si può vedere dalle immagini, quindi in realtà il pubblico vi segue ogni domenica. Sì, sì, quando giochiamo qua, che andiamo in trasferta, ci stanno sempre vicino, insomma. Perfetto, questo è il logo della Sessana, ecco questo logo che cosa sta a rappresentare? Ricordiamo che i colori sociali sono giallo e blu. Benissimo, prego. Allora, l'Ercole è il simbolo rappresentante della nostra città, che sta a significare l'Ercole che ammazza il leone, che sarebbe il protettore della nostra città. Benissimo, ecco, la società è stata fondata nel 1915, sì. Davvero una grande storia, vero? Sì, 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 diciamo, se si va nella storia precedente, la Sessana ha fatto storia nel calcio, ha fatto la Serie D, insomma, ha avuto dei grossi calciatori pure nei tempi passati e vogliamo fare qualcosa per cercare di fare perlomeno qualcosa che si avvicina a quello che è già stato fatto nel passato.
Bene, ecco, perfetto. Ringraziamo il massimo esponente della Sessana, Falco, molto gentile, arrivederci alla prossima intervista. Sì, non diciamo. Siamo con Mr. Merlillo, in questo momento la Sessana si sta riscaldando. Ecco, in realtà, qual è la ricetta segreta per poter viaggiare a gonfie vele? È importante allenarsi bene, creare un gruppo importante. E qui è poi il campo che decide alla fine. Perfetto, quindi lei si trova soddisfatto con questi giocatori che hanno portato la Sessana in alto finora? Senza dubbio, soprattutto perché sono dei bravi ragazzi. Benissimo, ok, grazie. Siamo con un altro dei dirigenti della Sessana, Vrola Isidoro, qui nelle immagini. Ecco, dirigente Vrola, secondo lei la Sessana sta effettuando un campionato confermando in un certo senso le previsioni, giusto? Buon pomeriggio. Sì, siamo in linea con i programmi e le aspettative che ci eravamo dati quest'anno, quindi di portare Sessa ad un ulteriore stato di avanzamento rispetto allo scorso anno. L'obiettivo è di portare nei prossimi anni Sessa nella categoria che gli appartiene più, l'eccellenza. Per cui quest'anno è un campionato dove ci giochiamo la possibilità di cercare di poter anticipare i tempi che ci siamo previsti, altrimenti voglio dire, ci proviamo l'anno prossimo. Quindi abbiamo un bel gruppo, i ragazzi sono motivati. Quindi c'è molta amalgama? C'è molta amalgama, poi con la campagna di rafforzamento di dicembre e gennaio abbiamo portato a casa molti giocatori locali. E per rappresentano il futuro di questa squadra. Quindi a Sessa Orunga ci sono molti giovani locali che rappresentano un potenziale per la Sessana, vero? Rappresentano soprattutto la continuità e il futuro. Quindi avere giocatori del territorio, in un momento in cui nel calcio si riflette a maggior ragione la crisi economica del paese. Vabbè, ragazzi, anche a livello professionale gli scandali, insomma. Okay. No? Quindi avendoli a livello locale riesci a creare quelle motivazioni e quell'adesione al progetto che probabilmente forse con giocatori che vengono da lontano è un po' più difficile oggettivamente. Grazie. Prego.